E oggi era giusto manifestare per le legittime rimostranze di 400 dipendenti che oggi si vedono fortemente il loro posto di lavoro messo a rischio. E qui manca una politica industriale in questa nazione, manca un sostegno a quello che è il secondo comparto più importante dopo l'agroalimentare sull'export, che è quello dell'occhialeria. Io ovviamente da sindaco di Calalzo, legato alla Safilo anche per averla vista nascere, non io perché nasce molti anni prima di me, ma il mio paese averla vista nascere, è evidente che la tematica dell'occhialeria ma anche della perdita dei posti di lavoro la sento volentieri. Io sono a disposizione, l'ho sempre detto, nei limiti di quelli che sono, di quello che è il mio ruolo sia di sindaco che di parlamentare di minoranza, per mettere su un tavolo la questione perché venga risolta sia a livello romano, ma che poi ho fatto appello anche alle altre industrie che sono in questo distretto, perché se esiste una solidarietà e se esiste un distretto la deve dimostrare anche nel momento in cui una fabbrica perde una serie di posti di lavoro e un'altra fabbrica invece costruisce magari un pezzo di struttura nuova. Speriamo che questa manifestazione abbia colto nel segno il segnale che vogliamo dare tutti insieme e che la politica italiana, il governo italiano aiuti tutte queste famiglie, perché ne abbiamo veramente bisogno. Alla lotta, lavoratori di Safilo, siamo tutti con voi. Ma Eros, riprendimi Eros. Buongiorno a tutti, sono Egle Catin della Wiltec, volevo ringraziare tutti i partecipanti alla nostra manifestazione, anche quelli che per solidarietà sono arrivati fino a Longarone, ACC di Mel, la Luxottica di Agordo e Sedico, altre aziende nei limitrofi, se non anche quelli di Treviso. Grazie a tutti di essere stati partecipi con noi alla manifestazione per non perdere anche noi il nostro posto di lavoro. Grazie. C'è un comparto che cresce a doppia cifra, no, è quello. Perché loro perché non presto a parlare e dire vai di là, vai perché, di qua. Perché sono aziende collocate nello stesso posto. Bisogna passare da questo concetto a diventare un vero distretto. E il distretto si riconosce quando è permeabile, anche quando ci sono le crisi. Non è che sballotti, chiudi una parte e apri l'altra e le persone rimangono col cerino in mano. Questo non è un distretto. Questo no. È aziende sullo stesso territorio, ma non va bene, no? Hai capito? Paolo, da quando... A gratis! Museo a gratis! Ciao! 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 Punti. Imposto dall'azienda, ci sono i nostri compagni e amici di tanti stabilimenti del Safilo che stanno lavorando oggi per dimostrare contro
questa decisione aziendale assolutamente pesante e devastante per questa azienda, per il suo futuro, per tanti lavoratori che sono messi in discussione, ma io credo anche proprio per il futuro dell'azienda stessa, per quel che ne dovrebbe rimanere, che senza tanti lavoratori non avrebbe più le potenzialità, le capacità di resistere. Avanti, siete stati bravissimi con questa bellissima giornata, peccato per il tempo, ma bellissima giornata di lotta. Bravi, grazie. Bravo, bravo. Con calma, che andiamo in Polonia. Nel momento in cui ecco ultimissimo da molti anni ormai viviamo nella fabbrica con la paura e con l'incertezza di quello che sarà il nostro futuro e quindi è logico, ce l'aspettavamo che una fabbrica che cresce con Dior e Gucci e questi decidono di mettersi per conto proprio avrebbe potuto succedere questo, ma sappiamo anche che le cose avrebbero potuto andare diversamente con scelte manageriali diverse e quindi quando noi all'interno della fabbrica sbagliamo un ordine, qualcosa, ci puniscono, ci richiamano. E come mai invece gli amministratori delegati se ne vanno sbagliando con milioni di euro? Questa è un'ingiustizia. Chiediamo all'azienda che ci mantenga la promessa di trovare veramente delle soluzioni e chiediamo alla politica di esserci vicina. Bella manifestazione, giusta risposta per un piano industriale presentato male, con un contenuto terribile per i lavoratori. La nostra preoccupazione è che non ci siano solo gli esuberi dichiarati, ma la volontà di dismettere tutte le produzioni italiane di Safilo. Contro questo piano industriale dovremo combattere, sarà una battaglia lunga, ma questa prima giornata ci darà forza per proseguire. Grazie. Oggi è stata una bella mattinata di partecipazione, c'erano tanti lavoratori, tante lavoratrici, erano qua, la parte migliore dell'azienda, quella che da anni la sostiene, quella che ogni giorno in fabbrica supplisce le difficoltà che ci sono. Adesso ci sono delle difficoltà, ma dobbiamo lavorare per risolvere le questioni, rimandare al mittente un piano industriale che non è ricevibile e poi cominciare una contrattazione forte e importante con l'azienda sul piano industriale vero per questo stabilimento e per dare risposte a tutti i lavoratori che oggi vedono in pericolo il loro posto di lavoro.